sconfitti in piena trionfa immortale. Buonasera a tutti amici di Siena TV, torniamo in diretta dal Tartarugone di Piazza del Mercato in una giornata davvero intensa, davvero lunga, ricca di slittamenti, di cambiamenti, di novità che abbiamo cercato di raccontarvi al meglio sempre in diretta sul nostro canale 90 di Siena TV, su streaming radiosienatv.it e ovviamente anche sulle frequenze di Radio Siena. Una giornata, come detto, molto movimentata, che ha visti appunto prima uno slittamento delle prove regolamentate, appunto avvenuto ieri sera a causa del maltempo a questa mattina alle 8.30, poi un ulteriore spostamento alle 10 e poi lo spostamento definitivo alle 15.20. Alle 15.20 finalmente ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti appunto a seguire insieme queste prove regolamentate. Qui con me Susanna Pioli, buonasera Susanna. Ben trovati, ben ritrovati, vi abbiamo fatto compagnia ormai da moltissime ore. Io ho condotto da Palazzo Berlinghieri insieme a Massimiliano Narduzzi, che è stato ospite graditissimo e che tutti conoscono, insieme anche a Veronica Costa e a Gabriele Voltolini, che davanti all'entrone ci hanno fatto sentire le voci della festa e dei protagonisti della festa con i fantini che nel momento in cui scendevano da cavallo poi ci rilasciavano le loro impressioni. Esatto. Lunga giornata. Piccola premessa, questa è la trasmissione che di solito cura la nostra Susanna Guarino, ma siccome questa sera appunto, visti i continui slittamenti, Susanna poteva essere con noi, ci sono io, ma ho bisogno di un qualcuno che riesce a come dire, capirci qualcosa in più di questi cavalli, e quindi Susanna accanto a me. Scherzi a parte, presentiamo subito i nostri ospiti che ringraziamo per essere con noi. Antonio Benocci, buonasera Antonio. Buonasera, buonasera a tutti. Massimiliano Ermini, buonasera. Grazie, buonasera, grazie dell'invito. E Samuele Sampieri, buonasera Samuele. Buonasera, buonasera a voi. Samuele, l'abbiamo già visto ieri, ormai sei un abitué di Siena TV, ma questo ci fa molto piacere. Andiamo avanti, allora entriamo nel vivo, Susanna, con gli argomenti per questa sera. Sì, il primo argomento è questa lunga giornata che in qualche maniera è figlia delle polemiche di ieri, in qualche modo, no? Perché ieri quando ci siamo approcciati per la prima volta alla piazza con questa novità, fra l'altro voluta fortemente dall'Associazione degli allevatori, allenatori e proprietari di cavalli da palio, che sono qui ben rappresentati con due membri autorevoli e con il presidente, più il presidente che è Massimiliano Ermini, quindi sono tutti e tre rappresentanti di questa associazione che aveva durante l'inverno fortemente chiesto e fortemente voluto una due giorni, soprattutto, e poi loro ce ne daranno conferma, per dare la possibilità e non sacrificare i cavalli di 4 e 5 anni o comunque i cavalli che non avrebbero poi comunque potuto disputare le batterie di selezione e conseguentemente andare alla scelta dei capitani. Da dove nasce la polemica? La polemica nasce dal fatto che da più parti si riteneva opportuno invertire le giornate, e cioè far fare ieri ai cavalli che avevano il serio impegno, ai cavalli che comunque indipendentemente dal serio impegno sarebbero potuti o dovuti andare alla scelta dei capitani, e lasciare per oggi i cavalli di 4 e 5 anni che avrebbero potuto galoppare più tranquillamente in condizioni non ideali e quindi con un tufo che casomai fosse stato rovinato dalle precipitazioni o comunque ci sarebbe stata la possibilità di fronteggiare eventi diversi, come dire, avendo già messo in cascina quello che poi era la cosa più importante, i raggruppamenti più importanti, che sono i 5 raggruppamenti che abbiamo poi potuto vedere oggi. E di questo ne chiedo conferma anche ai nostri ospiti, che appunto sono non solo interessati, appassionati e protagonisti della festa, ma sono anche tutti i membri dell'associazione che ha chiesto alla precedente amministrazione, e la cosa poi è stata accolta e assolutamente anche dalla nuova amministrazione, pur in questi giorni velocissimi di passaggio, che cosa, una riflessione su questo discorso. Allora, premetto che io sono una new entry dell'associazione, e quindi però avendo già rilasciato proprio qui ai microfoni di Siena TV un'intervista dove ho sempre cercato di mantenere la tradizione dell'unica giornata, non vorrei ora rimangiarmi e nemmeno andare contro quelle che sono le intenzioni dell'associazione.
Sarei per la tradizione di mantenere una sola giornata e lavorare, soprattutto con i cavalli giovani, in un altro modo, ma questo sarà poi modo di parlarne in futuro. Logicamente questa è una spiegazione mia personale, perché se no vado contro a quello che ho sempre dichiarato. E quindi, alla luce di quello che è accaduto da ieri, è logico che se si decide la due giorni, era chiaro e secondo me lampante che prima dovessero essere fatti effettivamente i cavalli pronti per poi andare alla tratta. Questo perché? Perché nell'eventualità che fosse piovuto ieri potevi slittare ad oggi e lavorare sempre oggi, subendo poi purtroppo i 4 anni, il solito certo. Discorso che non avrebbero avuto possibilità, però avevi la possibilità di vederli ieri in una situazione di pista secondo me perfetta. Ricordiamoci che ieri ci sono transitati 70 e rotti cavalli, sì. Stasera 50, e c'era una differenza abissale della pista, una pista dura, ma non tanto secondo me per il duro quanto una pista dove si era formata una crosta in superficie che quando poi i cavalli andavano, la prima batteria andava benissimo, la seconda abbastanza bene, proprio i cavalli non si fidavano più perché si sentivano la friabilità, li si scrocchiava sotto certo. I piedi. Il tufo, e quindi non si fidavano più. Secondo me, ecco, le batterie che dopo entreremo nel particolare, secondo me sono state un po' falsate dal fondo della pista. Abbiamo sentito a questo proposito, infatti a riprova di quanto dici te Antonio, abbiamo sentito Veronica e Gabriele che hanno intervistato i Fantini che avevano disputato le batterie in momenti diversi, e abbiamo sentito Bartoletti dire che la pista gli era sembrata troppo dura, quindi troppo impegnativa da questo punto di vista, e aveva, mi sembra, fatto il primo e il secondo raggruppamento. Abbiamo sentito Carboni, che aveva fatto l'ultimo, dire che invece la pista era assolutamente briciolosa e friabile, e la spiegazione che ho dato io in diretta è stata sovrapponibile a quella che ora ha dato Antonio, cioè il sole comunque ha compattato la parte esterna e ha creato una sorta di, certo. di crosta, che poi diventa, paradossalmente, a me sono sempre insegnato che è più pericoloso il cambio piuttosto che tutta in un modo o tutta in un altro, quindi forse qualche problema l'ha comportato. Certo, diciamo che si è aggiunta questa seconda problematica a quella che si diceva prima, certo. Cioè l'eventuale di dare appunto un giorno in più ai cavalli che avrebbero appunto fatto il serio impegno. Ecco Massimiliano, quindi questa era comunque però imprevedibile, perché nessuno poteva prevedere questo maltempo, però diciamo, per quanto riguarda l'altro aspetto, da parte vostra ci poteva essere questo accorgimento. Dunque, intanto buonasera di nuovo a tutti e grazie ancora per l'invito. Noi avevamo lavorato in tal senso fin da questo inverno, questa primavera, portando un razionale della nostra richiesta, e l'avete ben esplicitato. Detto questo, è chiaro che la regia del meteo ha dato la mano di coppale, come si dice in questi casi, mettendoci un imprevisto e ha mandato in difficoltà tutta l'organizzazione. Dobbiamo dare anche atto che la nuova amministrazione è entrata da pochissimo, trovandosi di fronte delle difficoltà non indifferenti. La soluzione adottata è una soluzione che diciamo non è per me l'ottimale, ma ci può stare, cercando di trovare il male minore. A questo punto quello che era la nostra intenzione è chiaro a tutti, e l'avete capito bene e l'avete esternato perfettamente. Direi in questo momento di guardare avanti, di vedere che non ci siano più intoppi, che il meteo ci dia una mano e che la macchina organizzativa del Palio, oliata perfettamente, possa produrre quello che noi tutti speriamo. Detto questo, ci sarà poi modo e tempo per poter parlare nei dettagli di quello che è successo, poterlo analizzare bene con la nuova amministrazione, certo. E prendere i dovuti correttivi. Anche perché mi sembra di capire, Susanna, che questa nuova modalità è molto comunque apprezzata, quindi forse, e qui chiedo a Samuele, c'è solo da oliare questo meccanismo? Ma sì, sicuramente le cose si riescono ad aggiustare con l'esperienza. Questa è la prima esperienza che facciamo le due giornate, quindi possiamo dire... è da correggere, è da portare delle migliorie sicuramente, da invertire le giornate, come già
avevamo detto, e poi valutare anche altre soluzioni, ben vengano altre idee dai nuovi arrivati. Certo. E sicuramente arrivare a una soluzione più ottimale. Sì, questa è senz'altro una riflessione, c'è anche da dire, però naturalmente sono, come dire, voci delle quali non è facilissimo aver conferma, che questa scelta pare sia stata in qualche modo indirizzata proprio dall'equipe veterinaria, che ha addotto motivi di tipo squisitamente sanitario, cioè dire far lavorare un cavallo e poi farlo riposare per un giorno in qualche modo poi falsa poi l'approccio del cavallo il giorno della tratta. Questo si dice, io non sono un veterinario, ho un altro tipo di laurea e quindi mi viene anche difficile riflettere in tal senso, però per quel che si dice in giro non è stata tanto una scelta né della precedente né di questa amministrazione, ma è stato un indirizzo voluto e dato dall'equipe veterinaria, ma lo ribadisco, sono voci di piazza e come tali le riportiamo, anche perché quando facciamo queste chiacchiere informali è bello anche riportare le voci di piazza. No? No, senz'altro posso aggiungere, certo, una cosa, detto questo, grazie della tua osservazione Susanna, è ovvio che da parte nostra c'è il massimo rispetto nelle decisioni che l'amministrazione comunale e l'equipe veterinaria prendono, perché sono persone competenti e prendono le loro decisioni sicuramente con un razionale, come un razionale ce l'abbiamo noi. Credo che in questo momento, ribadisco, non è il momento di affrontare certi argomenti, ne parliamo, ma poi li lasciamo scorrere perché dobbiamo uscirne da queste giornate tutti compatti. I modi e i tempi sono altri per poter affrontare questi argomenti. Di sicuro da parte nostra non c'è la volontà di essere invadenti o di entrare a gamba tesa su una festa e una tutela di un cavallo ormai secolare. Vogliamo soltanto cercare di essere un contributo in più positivo e potercelo meritare questo spazio, per dare solo e soltanto un contributo. Non, certo, vogliamo dare disturbo a niente e a nessuno. No, ma queste, Massimiliano, infatti erano riflessioni naturalmente anche le mie, nel totale e assoluto rispetto della festa e delle scelte, però siamo qui a parlarne, quindi siccome questo è un argomento che ha tenuto banco in questi due giorni e che poi è stato in qualche modo avallato dalla pioggia, perché diciamoci la verità, se non fosse piovuto questa sera non eravamo qui a parlarne, no? Invece poi, come hai detto te, c'è stata data la mano di Coppale e quindi siamo qui a parlarne. Beh, è normale che tutti avremmo voluto, come dire, che tutto andasse liscio. Alle 8:30 eravamo tutti a casa. Certo, sinceramente anche i nostri tecnici e tutti noi, coloro che hanno lavorato oggi per tutto il giorno in maniera continuativa, avrebbero voluto questo. Però ora io vi faccio una domanda a tutti e tre, poi ovviamente Susanna introdurrà il secondo argomento e tra poco anche con l'aiuto della nostra regia vedremo anche le batterie, quindi ci vedremo anche le immagini e potrete commentarle appunto voi esperti, diciamo così. Però voi mi dovete dire una cosa, nella giornata di ieri, visto che partiamo dal primo appuntamento, quindi da ieri, almeno uno o due nomi di cavalli, visto che ieri erano 4 anni e quindi non come dire, cavalli pronti immediatamente per la piazza o comunque per essere scelti nei 10, l'ho chiesto già a Susanna questa mattina, ma queste sono quelle domande da profani, no? Così, scherzi a parte, io ho svicolato un paio di nomi di cavalli che vi sono piaciuti di più, parlo di cavalli di ieri. Sì, parliamo dei cavalli di ieri perché i nomi di oggi non siamo noi a doverli fare. Comunque, relativamente a ieri devo dire che possiamo attingere da un parco cavalli molto interessante per il futuro, perché abbiamo visto dei bellissimi soggetti, ma non soltanto dal punto di vista fisico, morfologico, caratteriale, veramente dei cavalli preparati bene e che soprattutto si sono adattati molto bene alla pista. Considerando il fatto che era la prima volta che la, certo, vedevano, certo, devo dire ieri facilitati da una pista assolutamente perfetta, e questo è stato una bella cosa, perché insomma anche per un cavallo che per la prima volta mette i piedi lì dentro, certo, aiuta.
Fare nomi, essendo anche stato proprietario e quant'altro, è sempre antipatico perché accontenti e scontenti gli altri. Posso dire, non voglio fare, non mi piace farli, ma ti dico che su tutti i 4 anni e 5 anni che ci sono stati ieri, secondo me possiamo lavorare tranquillamente sull'80%. Insomma, non ci ha fatto il nome, va bene, è Massimiliano. No, sì, a me sono piaciuti tantissimo Teseo II e Torquato Tasso, che sono due cavalli estremamente interessanti per il futuro. Ci stanno no, ridendo. No, lo so, stanno ridendo perché naturalmente non c'erano proprio, è roba di altre epoche, credo una quarantina d'anni fa. Dobbiamo... Io, se aspettate un commento tecnico da esperto da me... Io mi avvalgo di esperti, sono presidente dell'associazione proprietari, allenatori e allevatori di cavalli da palio, ma gli esperti sono loro, avvalgo di queste competenze. Perfetto, Samuele. Quindi io dovrei essere quello che fa i nomi. No, basta un'idea, anche perché credo sia importante ma per un'idea, il futuro. Io sono d'accordo con quella di Antonio. Abbiamo un ottimo parco cavalli. Diciamo l'80% mi sembra una percentuale altina, però insomma sul 60% ci possiamo lavorare tranquillamente, 60%, scartare il 40% dei cavalli che ci sono. E un nome io te lo voglio fare volentieri perché mi ci sono affezionato, perché è un cavallo che mi è piaciuto da subito e si chiama Ugo Ricotta. Ugo Ricotta è un cavallino che secondo me è nato per la piazza. Bene, bene, questo è il commento. Vedi, gli esperti servono a qualcosa, Massimiliano. Le ho pagati apposta. Per addirittura. Allora, ci vediamo adesso con le nostre immagini, la prima delle prove regolamentate di questo pomeriggio. Susanna. Ok, l'abbiamo commentata, l'abbiamo vista, ognuno da angolazioni diverse. Io ero nella postazione privilegiata di Palazzo Berlinghieri, quindi però anche con lo schermo davanti per cui magari qualche passaggio mi è sfuggito, e quindi sono contenta di poterne parlare meglio con voi. Il primo raggruppamento che vedeva cavalli importanti, noi non sappiamo a quanti di questi sia stato chiesto il serio impegno, perché questo viene comunicato dall'amministrazione comunale soltanto al proprietario, per cui noi non lo sappiamo. Certamente il fatto che questo raggruppamento di cavalli sia stato messo per primo ci fa pensare che sono cavalli all'attenzione, e i nomi questo ce lo confermano assolutamente, sono cavalli a cui è stato chiesto un qualcosa in più. Questo lo si desume abbastanza facilmente anche dalla presenza di cavalli che hanno già fatto il palio, che hanno già corso una o due carriere e che non sono stati ammessi immediatamente alle batterie di qualificazione di domani mattina, per cui questi era chiaro che avrebbero dovuto spingere un po' di più. Ve li ricordo velocemente, poi passo la parola ai nostri ospiti per così ci diranno qualche un nome. Commento, così qui qualche nome fatalmente ce lo dovranno fare. Oppio, che è stato montato dal suo allenatore di sempre Giuseppe Angioi, Osama Bin, che è stato montato da Enrico Bruschelli, Cuore dei Sedini da Jonathan Bartoletti, Sarbana da Antonio Siri, Querida de Marchesana da Andrea Coghe, Stallinec da Ireneo Cabiddu, Resolza con Alessio Giannetti e Questurino con Alessandro Congiu. Partiamo da Antonio. Bene, sarò molto stringato. La prima batteria promuovo soltanto Osama Bin e Sarbana. Bene, commento assolutamente lapidario, speravamo in una roba un pochino più articolata, ma intanto vediamo galoppare Stallinec, che è sono lo secondo me gli unici due che hanno fatto vedere un qualcosa in più di altri, cosa che magari in altri invece abbiamo visto qualche problemino. Poi la decisione se questi cavalli saranno dentro l'otto o no, questo non certo spetta a noi, non è. Però devo dire di questa batteria, io se devo... chi mi ha rubato l'occhio sono stati soltanto Osama Bin e Sarbana. Massimiliano. Io l'impressione iniziale, come diceva Susanna, non sapendolo, è che questa batteria fosse abbastanza piena di cavalli che dovevano far vedere qualcosa. Questa è l'impressione che abbiamo avuto tutti, e in generale ho visto
perlomeno nella maggior parte ho visto muovere le mani da parte dei Fantini e quindi discreti galoppi. Tecnicamente non saprei dirvi chi è andato più o meno bene, però ho visto sicuramente galoppi sostenuti e cavalli che volevano farsi vedere più o meno senz'altro. Scusa un attimo, certo, rientrando un attimo nel discorso, una precisazione perché mi metto sempre in gioco, devo dire che stasera cuore era un cavallo attesissimo, onestamente mi ha lasciato delle perplessità e dei dubbi, ecco, questo mi dispiace perché era un cavallo interessante e forse è il cavallo che può far spostare le strategie dei lotti. Avrei fatto anche io questo commento a margine perché raramente, e per noi che seguiamo davvero tutta la provincia, è rarissimo vedere un Jonathan Bartoletti non impegnato, neanche su un cavallo di 4 anni. Io l'ho visto correre sempre, lo dicevamo in questi giorni di diretta, quasi tutte le volte sbarrando il nome del Fantino che era stato designato a correre su uno dei suoi cavalli, che è Betti, che lavora da lui, per sostituirlo con Bartoletti. È sempre visto dei primi barra secondo giro alla morte, per cui oggi il fatto di aver visto un Bartoletti con cuore dei sedini poco più che al passo, che addirittura ha impanciato Anjoy con Oppio che stava provando a galoppare, a fare un casato un pochino più veloce. Ti è sembrato inusuale, diciamo così. Stranissimo, e siccome le cose strane, poi se no non saremmo qui a parlarne, potrebbe dover essere anche interpretata. Scusami, allora, Samuele. Se la nostra regia poi riesce a trovarlo, abbiamo anche la brevissima intervista realizzata subito dopo a Jonathan Bartoletti, subito dopo la prova alla batteria che abbiamo visto, quindi se poi la regia ci fa sapere, magari riusciamo a risentire le sue parole subito dopo questo episodio del quale stavi parlando. Samuele, prima batteria, una tua impressione. Prima batteria mi sono piaciuti quasi tutti, sono d'accordo con Antonio su Osama Bin, che è quello che è all'occhio risultato quello più, più in forma, più preciso, però mi sarebbe purtroppo Cabiddu ha avuto un contrattempo perché il cavallo che seguivo più da vicino era Stalinek, perché è un cavallino che seguo da tutta la stagione, lo guardo, è un cavallo che a me piace tantissimo e non nascondo che lo vedrei bene anche nell'otto dei 10. Per chi ci segue da casa, il cavallo che abbiamo visto poco fa scosso. Esatto. Sì, certamente per provare a chiudere il quadro, cavalli che secondo me per qualche loro peculiarità, e ne chiedo conferma ai nostri ospiti, andranno anche visti domani al canape, perché per esempio qui c'è una cavalla che è la Grigia Querida de Marchesana di Andrea Coghe, che è una cavalla che per esempio a me piace moltissimo, ma non che questo sia di interesse per i nostri telespettatori, ma che durante una cavalla già grande, che ha protocollo da tanti anni e che comunque qualche problemino al canape lo ha sempre fatto vedere. Quindi domani per esempio lei forse non l'hanno provata così tanto oggi, perché forse la prova vera per la cavalla potrebbe essere quella di domani, quella del canape. Per un palio con 6 avversari, forse qualcosa in più ci sarà anche di questi cavalli, ci sarà un pochino più da guardare anche domani. Qualcuno era guardato probabilmente più per come rientrava, qualcun altro domani dovrà dimostrare anche che qualche problemino che si è visto, che l'abbiamo visti tutti, è un po' superato, no? Sì, certo, Querida de Marchesana è una cavalla, diciamo, non è che abbia dei grossi problemi, è un po' complicata, come si dice, complicata, ma non troppo, in un palio con sei rivali magari può fare anche comodo, una volta poteva essere così, faceva comodo una cavallina difficoltosa per farsi spazio. Certo, allora tra poco introduciamo il secondo argomento, però la pubblicità incombe, allora adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa, restate con noi, torniamo in diretta tra poco, sempre su Siena TV, le 17:32, continua la nostra analisi del post prove regolamentate. Torniamo tra pochissimo, restate con noi.
Di nuovo insieme amici di Siena TV, torniamo in diretta qui dal Tartarugone di Piazza del Mercato per continuare la nostra analisi tecnica del post prove regolamentate con Susanna Pioli e con tutti i nostri ospiti tecnici, diciamo così, per continuare i nostri commenti. Avevamo promesso di sentirci la breve intervista realizzata con Jonathan Bartoletti subito dopo la prima batteria, quindi se sei d'accordo Susanna. Certo, lanciamo questa intervista appunto subito dopo il piccolo incidente occorso, quindi con questa sorta di tamponamento di Bartoletti ad Angioia, Angioia era con Oppio e Bartoletti era con Cuore dei Sedini, al Casato c'è stato questo problemino del quale poi appunto avremo modo di parlare tra pochino, quando ci arriveranno le mani. Il commento ha movimentato la batteria, ha movimentato un po' la batteria e fra l'altro è stata l'unica batteria un po' movimentata perché subito dopo questo piccolo incidente che è occorso a Bartoletti e D'Angioi rispettivamente su Appio e Cuore, poi c'è stata anche la caduta che è stata ricordata da Stallinec di Ireneo, certo. Cabiddu e quindi il galoppo scosso che invece abbiamo avuto modo poi di vedere con anche un cavallo che tutto sommato era abbastanza atteso, aveva fatto una buonissima provincia, Stallinec, e che magari domani mattina poi avrà l'opportunità di rifarsi alla tratta dove speriamo di poterlo vedere. Speriamo, quanto... speriamo. Bene. L'intervista è quasi pronta, intanto ecco, andiamo avanti. Quindi intanto comincerei, se siete d'accordo, poi arriveranno anche le immagini della seconda prova, comincerei a ragionare anche della seconda prova che vedeva anche in questo caso impegnati dei cavalli abbastanza chiacchierati, abbastanza importanti. E questa è la seconda prova con i cavalli che stanno in questo momento uscendo dall'entrone, sono Smeraldo Nulese con Enrico Bruschelli, Teresina Mia con Marco Bitti, Tratto de Zamaglia montato da Giovanni Azzeni, Queen Winner con Francesco Caria, Tale e Quale con Giosuè Carboni, Tabacco e Antonio Siri, Tot Goddu e Andrea Coghe, Radeschi e Alessandro Chiti. Allora, sentiamo le impressioni su questa seconda batteria, poi torneremo sul contributo. Partiamo da Antonio. Allora, per quanto riguarda Smeraldo Nulese, cavallo che ha già partecipato ad alcune carriere, onestamente pensavo che in un'annata dai Bruschelli avesse fatto un passo avanti, onestamente no, stasera non mi ha entusiasmato. Un cavallo attesissimo, per quanto mi riguarda, perché mi metto sempre in gioco, è Tale e Quale, stasera anche lui mi ha lasciato delle perplessità, rivediamolo. Mi auguro di rivederlo domani mattina nell'otto dei 30 o quanti saranno, con una pista idonea e vediamo un po'. Qui mi è piaciuto tantissimo King Winner, la femmina di Caria, che onestamente secondo me questa è una cavalla da grandi potenzialità e stasera nella seconda batteria secondo me è quella che mi ha rubato più di tutti l'occhio. E infine anche Tot Goddu, un cavallo diciamo abbastanza tranquillo, un cavallo dall'otto intermedio, diciamo un cavallino che può stare nell'otto tranquillamente, perché è un cavallo sereno, un cavallo preciso, mi sembra ci si sia anche adattato molto bene. Dai, la seconda batteria è andata meglio. La seconda batteria ci è piaciuta di più, ha provato molto anche Giovanni Azzeni con Tratto de Zamaglia, ha fatto un paio di entrate abbastanza sostenute. Tratto è un cavallo che l'ho seguito anche se durante la provincia, ha anche vinto su una corsa ad Asti abbastanza impegnativa, quindi diciamo un po' di potenziale c'è. Forse ancora un po' presto, però è un cavallo che effettivamente ci può stare. Massimiliano. Io vado controcorrente, ora faccio io l'esperto, perché perché qui c'è un assist meraviglioso e io ho la simpatia di Teresina Mia e Marco Bitti che mi hanno vinto il Gran Premio a Monticiano e quindi c'ho un assist bellissimo perché mi hanno fatto rivedere una bella accoppiata e due giorni piacevolissimi. Tra l'altro a Monticiano Teresina Mia è andata anche molto forte perché a Monticiano
essendo un gran premio, non essendo palio, si è visto una bella corsa di cavalli, perché comunque i pali, anche quelli più piccoli o meno di nome, qualche giochettino anche di pochissimo conto c'è sempre. Lì in realtà si è visto proprio una bella corsa di cavalli e sono stati due giorni bellissimi dove tutti ci siamo divertiti, anche perché fortunatamente è andato tutto benissimo, non c'è stato nessun tipo di problemi, di infortuni, di cadute, sono stati due giorni veramente belli e Teresina mia è quella che è uscita. Perdonatemi, perché l'assist era preziosissimo. È stato fortunato perché con questo stratagemma di Montigiano ci ha fregato. No, l'assist è giusto, scusa Samuele, l'assist è giusto, lo rispetto. Da quando ha cambiato allenatore, devo dire che Teresina mia è molto migliorata, ma secondo me ancora qui dentro deve migliorarsi ancora, perché Montigiano, secondo me, è un'altra roba. L'impostare le curve è tutto diverso. Però... Ma infatti, gli esperti siete voi, non io, va bene così. Samuele, avevi detto comunque che volevi fare te l'esperto, no? L'avevi detto te ora? No. Io ho sentito, è vero. Io purtroppo sono sempre l'ultimo a parlare, quindi mi devo ripetere. No, Queen Winner ovviamente è quella che è, secondo me è già pronta per rientrare anche nel lotto, parente molto vicina di preziosa Penelope, quindi conosciamo da dove viene. Smeraldo, condivido quello che ha detto Antonio, non ha fatto né un passo indietro né uno in avanti, è rimasto quello che era, un cavallo però comodo per il palio. Come Totu Godu, più o meno il ragionamento è sovrapponibile. Sono cavalli comodi perché, tra virgolette, di facile gestione, quindi non lo so, qui sta, non sta a capitani, insomma, a vedere come. Io una piccola parola, anche se non si è visto benissimo, però la vorrei sprecare per Tabacco. Tabacco è un soggetto interessante, e magari domani riusciremo a vedere qualcosa in più. Anche qui abbiamo sentito Antonio Siri, subito dopo però non possiamo proporvi tutti i contributi perché il tempo stringe purtroppo, però come promesso quello di Jonathan Bartoletti, visto che la nostra regia ha lavorato così tanto per prepararcelo, ce lo sentiamo. Ce lo sentiamo, quindi Jonathan Bartoletti intervistato da Veronica Costa. Al termine della prima da Veronica Costa e Gabriele Voltolini, sentiamo che cosa ci dice. Jonathan Bartoletti, detto Scompiglio, prima batteria con Cuore dei Sedini. Che è successo al Casato con Langioi? Stanno nel mezzo, uno glielo dice scansati, poi dopo, vabbè, sui cose succedano, dai, l'importante è non farsi niente. Cuore dei Sedini, dopo la brutta esperienza, diciamo così, dell'anno scorso, non ha potuto correre, adesso è pronto, pensi che potrà rientrare nel lotto? Si dice di no? Vediamo domani quale sarà la scelta, vediamo un pochino tutto, dai, io a fare ora i pronostici sulla Valli, vediamoli domattina anche il responso dei veterinari. Per te è un palio importante, come lo sono tanti altri, come sempre? Come tutti, penso tutti i pali siano importanti alla fine. Chiocciola, Montone? Aspettiamo, Giubbetti ora in testa non ce ne ho, vediamo cavalli e basta. Un lotto che si dice andrà verso, diciamo, un livellamento possibile, anche verso il basso, visto le tante nemiche? Ma io ti dico la verità, vediamo ora che cavalli verranno fuori, ma penso anche nel lotto in basso qualche cavallo meglio ci sarà. Si guarda un attimo, è un palio un po' strano perché anche in questa fase della provincia non ha visto tanto cavalli, non è che c'ha tanti punti di riferimento, ma insomma uno cercherà di fare la scelta migliore per sé. Il tuffo dai, per com'è, è bello duro rispetto a sempre, però d'altra parte mi sembrano fatte anche troppo, perché per le previsioni sono venute, ieri è venuto questo rovescio e si prende quello e viene. Quindi hanno fatto bene a posticiparlo al pomeriggio. Di certo, sì, fatto bene. Eccole qua, queste erano le parole di Jonathan Bartoletti, abbiamo sentito il suo commento. Sì, le parole che avevamo un po' riassunte, comunque mi sembra che la domanda su Cuore abbia un po' svicolato, vediamo un attimo. Ma secondo me non ha svicolato, ha detto attendiamo il responso, esatto, dei veterinari. Infatti, proseguivo in questa direzione e ti dicevo che probabilmente non si aspetta fino in fondo neanche di averlo domani mattina. Questa è stata la sensazione e lo vedremo, perché la lista
come dicono i senesi, che è attesissima, uscirà credo non prima delle ore 19 abbondanti, perché ci dicevano Veronica Costa e Gabriele Voltolini, che erano davanti all'entrone per noi, che la riunione con i veterinari è prevista intorno alle ore 18, quindi presumibilmente fino alle 19 non sarà possibile. Quindi la nostra chiacchierata sarà terminata, ma vi informeremo ovviamente attraverso il nostro sito, la2sianatv.it, che vi invitiamo ovviamente a consultare per scoprire poi quali saranno i cavalli scelti ovviamente per domani. Per domani, quindi quelli che andranno a disputare le batterie di domani mattina, ma proseguiamo nella nostra carrellata. Terza batteria. Vado velocissima con la terzo raggruppamento, che vedeva anche qui cavalli importanti. Tornasol ancora con Enrico Bruschelli, Savage con Giuseppe De Rio, queste sono le immagini, questo è proprio Tornasol con Bruschelli inquadrato in questo momento, Parledi, Quanto Vali, Que Masca con Alberto Ricceri, Rio Manigos con Giosuè Carboni, Remo Rex con Rocco Betti, Reo Confesso con Elias Mannucci. Terza prova, ritmi un po' più blandi, questa volta Samuele, invertiamo il giro, Samuele che parla per primo di questa terza prova che vediamo inquadrata proprio in questo momento. Sì, stavo guardando appunto piccolo infortunio di Parledi al San Martino. Ma questa batteria ho visto poco o niente, sono sincero. Diciamo tanti che andavano a Canter, non di più, ho visto qualche ingresso a San Martino. Il soggetto che qui mi piaceva di più vedere era Tornasol, come già ieri avevo detto. Sì, si è fatto vedere, domani speriamo si faccia vedere di più, magari l'ha risparmiato un po' per domani. Di altro qui purtroppo mi sarebbe piaciuto vedere Parledi domani, però purtroppo non ci potrà essere. Ma io da presidente, una volta accertatomi che Parledi non ha niente di grave, sono più che soddisfatto così. Questa è la cosa comunque importante. Sì, perché avevo visto accusare una zoppia, poi una volta rientrata, fasciata, ho parlato con qualcuno che se ne intende molto più di me, mi ha detto sì, c'è un piccolo infortunio, ma sembra che non sia niente di grave o di compromettente, quindi lì ho ricominciato a respirare serenamente, quindi va bene così questa batteria. Per me in questa batteria, secondo me qui già la pista dava dei seri problemi, e quindi abbiamo visto molto meno per questo motivo. A me personalmente qui devo dire che ho visto qualche azione, qualche curva impostata bene sia da Rio Manigos che da Reo Confesso, logicamente sempre da rivedere, però insomma ecco, sono stati due che fra questi mi sono piaciuti più di tutti. Per quanto riguarda Tornasol è andato molto bene, sono sempre stato un estimatore da quando è arrivato in piazza, logicamente tanto la scelta di Tornasol dipenderà solo ed esclusivamente da Capitani, visto purtroppo l'increscioso problema dell'anno scorso ai Hanapi, tanto quello è l'unico problema che eventualmente devono focalizzare, e logicamente certo, quella la scelta è dei Capitani, perché a livello fisico il cavallo non ha assolutamente niente. Sì, la sensazione è quella, ma come dicevamo prima è difficile essere sia smentiti che avere conferma di quello che sto dicendo. La sensazione è che oltre a quello che diceva Antonio, e quindi una pista che comunque cominciava a cedere dalla terza prova in poi, c'era stato meno richieste di serio impegno da parte dell'equipe veterinaria, per cui i cavalli sono stati abbastanza risparmiati e nessuno ha voluto provare più del necessario, perché il tufo cominciava ad allentare, e comunque anche con una condizione perfetta della pista mettersi a rischiare alle 17 del pomeriggio prima della tratta non ha senso. Tornasol quest'anno ha fatto una provincia molto bella, noi l'abbiamo seguita, voi c'eravate sempre, è stato messo sempre in posizioni complicate proprio per vedere che tipo di reazioni poteva avere dentro i canapi, e non ha dato mai nessun cenno né di nervosismo né di difficoltà, certo. È uscito sempre bene dai canapi, ha corso a Ferrara, la sfortuna ha voluto, dove tutti lo guardavamo non tanto per guardare il palio di Ferrara, non me ne vogliano gli amici di Ferrara, ma per vedere che cosa avrebbe fatto
tornasol dentro i canapi, è andato di rincorsa, ha dovuto fare un altro mestiere e quindi anche a Ferrara non c'è stata la riprova. Per lui il discorso è sono solo i capitani che dovranno prendersi o non prendersi la responsabilità di rimetterlo dentro. Ma per Tornasol, ripeto, secondo me è stato solo un singolo episodio che secondo me non... Avendolo visto durante tutto l'anno, non, secondo me non si ripete. Sono convinto anch'io, non è che, però sai. Però no, è difficile prendersi la responsabilità, quello è vero. Eccolo qua inquadrato, proprio in questo momento. Le immagini sono proprio su Tornasol, che proprio in quella zona è stato... Anche sempre da profano. Molto inquadrato, sempre, diciamo, l'anno comunque scorso. Anche in quell'occasione, insomma, l'episodio si verificò solo... nel momento appunto del palio, non precedentemente, quindi comunque è difficile credo da analizzare questo poi forse l'anno scorso poche prove, quindi forse con più prove l'avrebbe un manifestato prima o addirittura sarebbe stato risolto, insomma, tanto del senno di poi, come si dice, no, sono piene le fosse, quindi si fa tutto. Per chiacchierare intanto appunto l'inquadratura ancora su Tornasol, io comincerei a parlare, ne mancano due, giusto? A questo allora punto anche facciamo così altre... Piccolissima pausa pubblicitaria, poi facciamo le ultime due e salutiamo i nostri ospiti perché insomma poi non vogliamo trattenerli troppo, hanno ovviamente tutti i loro impegni. Allora, le 17.52, restate sempre su Siena TV, piccola pausa e torniamo insieme. Eccoci qua come promesso, una brevissima pausa e siamo tornati di nuovo insieme per continuare nella nostra analisi del post prove regolamentate. Faremo l'analisi delle ultime due batterie e poi appunto concluderemo questa nostra diretta in questa giornata un po' inusuale, continuamente appunto come dire caratterizzata da slittamenti, da spostamenti, da cambi di programma, diciamo così. Allora Susanna, siamo arrivati. Siamo arrivati alla quarto raggruppamento con anche qui cavalli attesi ed importanti, Rodrigo Baio che è stato montato da Alberto Riccieri, Sarulè Swisteddau che oggi è stato montato da Marco Bitti, Schietta con Giosuè Carboni, Solero con Sebastiano Murtes, La Grigia Tonina con Mattia Chiavassa, Tornada con Alessio Giannetti, Lauretta Mia con Andrea Coghe, Soleandros con Michel Puzzo. Questa volta iniziamo dal presidente Ermini che non era attento e che volevo vedere se era attento. Era attentissimo, stavo guardando per rinfrescarmi le idee sulla batteria. Stava pensando a una scusa per non dire chi gli è piaciuto. Stavo veramente pensando a come aggirare la domanda per non dire un nome per l'ennesima volta. Ci avrei un assist anche qui, ma è scontato, quindi dico che qui, per quello che ci posso capire io, sinceramente ho visto un protrarsi della terza batteria, non mi sembra che ci siano state andature particolarmente interessanti, tutti hanno fatto scorrere il cavallo, una batteria fatta di cavalli credo più o meno omogenei, anche credo come potenzialità, magari sto dicendo una bestialità, però dal mio punto di vista non ho visto né cose eccellenti né cose disastrose, per me è andato tutto nella norma, ecco, nella normalità di una batteria in cui i Fantini fanno scorrere i cavalli sul tufo senza particolari eccessi. Bene, dopo il commento di Massimiliano Ermini ripassiamo ad Antonio Benocci per un commento di questa quarta prova, dove c'era invece un cavallo che ha fatto molto bene, molto atteso, del quale mi piacerebbe parlare, che è Rodrigo Baio. Allora, Rodrigo Baio spero di rivederlo domani mattina molto meglio di quello che ho visto stasera. È un cavallo che è nei miei pensieri, che può rientrare tranquillamente in svariati lotti, però lo voglio rivedere domattina. Questa batteria onestamente mi hanno convinto tutti poco, ho visto due puntate, una di Lauretta Mia, una di Tonina, ma senza con particolare convinzione. Senza particolare, onestamente mi è piaciuto tutto poco. Ho visto soltanto un lavoro, secondo me, fatto a modo, è stato quello di Soleandro Seppuzzu, che effettivamente ha fatto scuola al soggetto. Non ho sbagliato di tanto allora. No, sei stato quasi bravo. Ti faranno presidente dell'associazione. Grazie. Allora, scusami Samuele, a questo punto. Non c'è problemi. Io una parolina in più la volevo fare per Tornada, è un soggetto interessante anche se ha fatto poco, ha fatto fare un lavoretto Alessio
però secondo me è da approfondire, lo stiamo vedendo ora. È da vedere. Bella, però, fra l'altro, bella, soprattutto bella, sì, molto bella. Però secondo me è da vedere anche domani in batteria, sarei curioso di vederla. Bene, quindi in archivio anche questa quarta prova, con giustamente sottolineato il lavoro che ha fatto fare a Soleandros e Michel Puzio. Soleandros è un cavallo abbastanza complicato e per cui ha giustamente utilizzato questo pomeriggio proprio per insegnargli e per avvicinarlo con tranquillità, credo senza particolari speranze di rientrare in un lotto, ma cominciando ad avvicinarla alla piazza per poi magari ad agosto maturare ulteriormente e migliorare. Siamo arrivati all'ultima batteria, la quinta se non vado errato, quindi tra poco vedremo appunto anche eccole qua, sono già queste le immagini. Prima però devo fare un saluto perché dobbiamo farlo in qualche volta. Siccome in questo momento ci stanno seguendo anche da varie società di contrada nelle quali appunto si stanno preparando le cene, quindi insomma le TV anche nelle società, nelle cucine, così sono accese su Siena TV, noi vogliamo salutare tutti coloro che ci stanno seguendo, perché ricordiamo che la nostra passione Palio è quello, la nostra passione è la vostra passione, quello che cerchiamo di raccontarvi, quindi siamo qui apposta per questo, per farvi vivere appunto il commento tecnico delle prove regolamentate e in particolare della quinta batteria. Prego. E mi aggiungo ai saluti che ha fatto il direttore anche per le persone che ci stanno seguendo in streaming e che ora magari sono all'estero, sono in vacanza o sono stati portati al mare dalle fidanzate che ci guardano e ci da lontano, che magari con il cuore o sono fuori per lavoro e che con il cuore vorrebbero essere sulla piazza. Quindi un saluto anche prima vorrebbero strozzare le fidanzate. Un saluto anche a tutti loro. Per tornare invece seri a parlare della quinta prova che già stiamo vedendo inquadrata, quinta prova, quinto raggruppamento con Quebec Sauro e Alessandro Cerzosi, Morocco Nice ed Elias Mannucci, Rombo De Sedini e Alberto Riccieri, Sauser e Michel Puzzu, Quartzus e Maurizio Pacchi, Sorighittu e Francesco Caria, Sunto con Sebastiano Murtas e Tristezza con Stefano Piras. Antonio, a te. Bene. Qui per me cavalli interessanti che comunque saranno da rivedere, sempre per il solito discorso che abbiamo fatto prima, sono Rocco Nice e Sorighittu. Sorighittu lo seguo da tempo, a me piace, ha un modo particolare di galoppare, però è un cavallo molto interessante. Poi ci sono stati i soliti Sunto e Tristezza che ormai hanno l'esperienza alle loro spalle, che comunque penso saranno cavalli che arriveranno alla tratta, poi tutto in mano ai capitani. Direi qui non ho altro, devo fare un applauso a Maurizio Pacchi che nonostante il suo appannamento continua a montare a cavallo. Io il mio intervento mi hai rubato il mio cavallo preferito, io volevo spendere due parole per Maurizio che ci mette cuore e passione, veramente sono un suo fan perché ha la voglia e la passione per mettersi in discussione e andare sul tufo. Io speravo dasse la via al cavallo e invece gli ha insegnato diligentemente e tutti noi aspettavamo questi tre giri con le mani sul collo, però sarà per domattina. Samuele, a te. No, io grandissima stima di Maurizio, però secondo me ha fatto un lavoro diligentissimo, esatto. Fatto benissimo, perfetto. Devo dire, io non speravo che gli desse la via, sinceramente. No, vabbè. Non me ne voglia Maurizio, che è un amico, ci si conosce da una non vita. Non è mia, ma un amico suo, un po' più birbante, ha detto, lo sapete perché l'hanno messo alla quinta batteria? Perché se cascava e faceva un buco in terra, poi non si facevano le altre quattro. Maurizio, ti voglio bene, non me le volete. Allora, abbiamo una notizia, possiamo dirlo, perché sono arrivati i cavalli ammessi alla tratta. No.
Eh sì, è uno scoop. È uno scoop. Quindi è uno scoop che i nostri uomini della redazione tradurranno immediatamente anche nel nostro sito, e la nostra grafica sta già lavorando per farcela vedere anche tra in diretta. Tra l'altro sono arrivati esattamente nel momento in cui noi avevamo finito la disamina delle quinte, dei cinque raggruppamenti, quindi siamo tutto stati perfetto. Fortunati o parecchio se bravi. Se si sono riuniti alle 18 e alle 18 e 4 hanno già diramato la lista, evidentemente avevano le idee chiare. Esatto, evidentemente avevano le idee chiare, oppure si sono riuniti un po' prima. Erano in sintonia con i veterinari magari. No, ma perché evidentemente si sono riuniti prima e per depistarci ci hanno detto così. E noi, per farci annullare la trasmissione, invece noi siamo rimasti fiduciosi e abbiamo la lista che andiamo a leggere. Allora, io li leggi tu magari. Sono 35 cavalli ammessi alla tratta che si terrà domani mattina. Susanna, visto come li sono, come dire, baloccati tutti da stamani mattina, mi dà l'onore il direttore, lo ringrazio, di leggere la lista. Allora, vanno alla tratta Lauretta Mia, Oppio, Osama Bin, Porto Alabe, Quanto Vali, Quarzus, Quemasca, Quebec Sauro, Querida de Marchesana, Questurino, Radeschi, Ractou, Re Mysterio, Remorex, Renalzos, Reo Confesso, Resolza, Rocco Nice, Rocco Ro, Rombo de Sedini, Sotti Eresu, Sarbana, Sauser, Smeraldo Nulese, Soleandros, Solero, Solo Tue Due, Sorighittu, Sunto, Tabacco, Tale Quale, Teresina Mia e Tonina, Trattu de Zamaglia e Tristezza. Naturalmente qui ci sono anche i cavalli che vanno direttamente. Il dubbio tornasole non c'è più. Il dubbio tornasole è sparito. Sparito. Sembra di sì. Quindi a loro, agli esperti, scherzi a parte, chiediamo proprio questo. Cioè, questi sono i 35 cavalli ammessi, visto che stavamo parlando proprio di questo. Vogliamo capire da voi se ci sono delle sorprese, se questi 35 nomi sono quelli che vi aspettavate. Insomma, iniziamo a commentare un po'. Gli allungo un attimo, certo, anche la lista. Certo. Ci perdoneranno i nostri telespettatori, ma da una lettura veloce magari aspettiamo anche che appaia in grafica la lista. Certo. Per commentare. Intanto, appunto, il dubbio tornasol ce l'hanno levato i veterinari, perché anche Cuore dei Sedini, il cavallo non c'è, e anche Cuore dei Sedini c'è stato, mentre Sarbana, che era una cavalla che era attesa al serio impegno, immagino oggi, evidentemente è rientrata tranquillamente nella lista diramata ora dai capitani, per cui Sarbana ci sarà, e secondo me, ma i nostri ospiti avranno modo di riflettere ulteriormente, è una cavalla che può in qualche modo. Però hanno già avuto troppo tempo per riflettere. Spostare. Iniziamo a commentare. Sì, 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 sì. C'è poco da commentare, perché hanno preso tutti i cavalli che conosciamo molto, molto bene. Esclusioni clamorose. A parte, a mio modo di vedere, di Tornasol, non ne vedo così a colpo d'occhio. Cuore sì, dei Sedini. Cuore, ce l'aspettavamo un po'. Ce l'ha spiegato, penso, Jonathan nell'intervista. Quella è stata, penso, più un'esclusione non dettata da strategie, ma da altre cose, insomma. Certo. Poi altri cavalli, io me li aspettavo quasi tutti, a parte Tornasol, che speravo ci fosse. Bene, passiamo a Massimiliano. Io volevo fare una considerazione, a parte ho scherzato molto, scusatemi anche per il ruolo, non vorrei dire troppe cavolate, però sinceramente in un lotto così ci sono, secondo me, i presupposti per fare veramente, per trovarne veramente 10 estremamente interessanti, o per giocare come vorranno fare i capitani. Ci sono sicuramente le possibilità per fare almeno un paio di opzioni di lotto dei 10, e quindi questo darà la possibilità ai capitani di poter scegliere come meglio credono, ovviamente dopo il responsor della tratta di domattina.
Sì, onestamente credo che l'analisi che abbiamo fatto delle 5 batterie abbia rispecchiato appieno quello che abbiamo detto, perché alla fine della lista sono i nomi che sono stati fatti, non è che ci siamo inventati si era niente. Già tirato fuori, penso. Eravamo già molto in sintonia. Allora forse erano su Sera TV? No, diciamo che secondo me si possono costruire dei lotti interessantissimi, secondo me. È logico che il discorso dell'assenza di cuore, secondo me, sposterà molte strategie, perché cuore, secondo me, ha spostato molto, relativamente anche a cavalli nuovi inserimenti. Secondo me qualcosa può spostare. È logico così, Sarbana diventa, se scelta, diventa una punta più che interessante. Eh sì, diventa forse una troppo punta, come dire, ecco, ma insomma questo no, logicamente non, guarda, ci sono cavalli, prima ne parlavamo, ci sono cavalli nuovi. Io un cavallo come tale e quale, per esempio, lo vedo un cavallone che, per come l'ho visto quest'anno in provincia, e sinceramente eccoli qua, le vediamo, eccoli. Anche così. Bene, ora chi sono, ci sta seguendo da casa ora può... sono in grafica e quindi possiamo continuare a commentarlo. Dicevo che io ho anche cavalli che potrebbero esordire, che comunque sono cavalli già esperti perché hanno fatto tantissima provincia, hanno sbattagliato già tanto. Ci sono dei cavalli molto forti, tale e quale, Rodrigo Bai, ora senza fare i nomi, quelli che mi vengono, che come dire, mi hanno rubato di più l'occhio. Lo stesso Tabacco, un cavallo interessante, di Osama abbiamo detto. Certo, Sarbana qui no, sembra... Rodrigo non c'è. Ah, non c'è Rodrigo Bai. Rodrigo non c'è. No, c'è un usato, ci sono tanti usati sicuri e ci sono tanti nuovi ingressi che potrebbero essere veramente interessanti. Così, almeno questo è come la vedo io. Comunque avremo modo sicuramente poi di rifletterci ulteriormente e di rifletterci anche alla luce di quanto poi domani decideranno i veterinari, quindi vediamo dopo le batterie anche con il responso dei veterinari quali poi saranno i cavalli che realmente andranno poi alla scelta dei capitani, no? Perché una delle cose del dopo Palio poi è anche quella che si parte, speriamo che non sia così quest'anno, ma che si parte da un numero incredibile di cavalli, mi sembra siamo partiti da 147 se non vado errata, e poi stringi alla scelta dei capitani, ne arrivano poi 16, 17, 18 di quelli proprio su cui si può scegliere, quindi vediamo domani che succederà, noi ci saremo. Certo, domani mattina ricordiamo anche un po' quello che succederà, vale a dire che i cavalli arriveranno qua entro le 7, qua in Piazza del Mercato, e poi appunto verranno segnati. Ecco, spieghiamo sì. Il funzionamento per chi ci segue. Allora, che magari intanto non lo conosce. Noi ci saremo a farvi compagnia già dalle 6:30 del mattino, in cui i cavalli cominceranno ad arrivare in Piazza del Mercato, poi i cavalli verranno accompagnati di fronte al cortile del Podestà per il riconoscimento da parte delle autorità sanitarie competenti, e poi verranno portati all'interno del cortile del Podestà, quindi i capitani si riuniranno poi per diramare le batterie e poi la macchina del Palio che parte con i suoi ritmi, speriamo usuali, e che non subiscano nessun tipo di variazione. Noi ci saremo anche per vedere chi davvero di questi arriverà poi domani mattina davanti all'entrone. Pensiamo che alla fine probabilmente mi sento di dire le defezioni, quelle che ci dovevano essere, ci sono già state, e quindi probabilmente domani mattina i cavalli saranno quasi tutti. Saremo lì per presentarveli, io sarò con Claudio Giomini domani mattina all'entrone per poi proseguire anche a commentare le batterie e l'assegnazione. Bene, allora ringraziamo i nostri ospiti, grazie Antonio Benocci. Grazie a voi. Grazie a Massimiliano Ermini. Grazie a voi e buon Palio a tutti. E grazie a Samuele Sampieri. Grazie, buonasera a tutti. Grazie a voi di essere stati con noi, grazie a Susanna Pioli, grazie a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte in questa lunga giornata, e ovviamente grazie a voi che ci avete seguito. A partire da domani mattina la nostra passione Palio si farà ancora più forte, saremo in diretta come avete sentito a partire dalle 6:30, poi Buongiorno Palio con Daniele Magrini a partire dalle 7:15 che ci accompagnerà fino appunto alle batterie. Seguiremo insieme
l'assegnazione, seguiremo insieme, avremo appunto il processo alla prova con la prima puntata con Alessandro Lorenzini e seguiremo ovviamente la prima prova, mentre in serata ci sarà appunto la prima puntata di Piazza con Vista. È tutto per oggi qui dal Tartarugone di Piazza del Mercato, grazie ancora per averci seguito e buona serata a tutti.